Tisano Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta brevettata Tisano Reica 2. I prodotti Tisano Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisano Reica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino a Urbino, per info 0722 362635. Ti piace cantare, ballare e recitare? Esprimi la tua arte e divertiti. Le iscrizioni al Macerata Sveltra Got Talent sono aperte. Scrivi una mail a proloquomaceratafeltre@email.it e non mancare alla finale del 30 luglio. L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge il piccolo santuario dell'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Sindaco, è arrivato il responso, si tratta al 99% di un ungulato. Non si tratta di sangue umano, forse ancora più inquietante diventa questa vicenda. Non si tratta di sangue umano, io mi limito a fare delle dichiarazioni sui riscontri oggettivi. Sono stato contattato dal Dipartimento di Medicina Legale di Ancona, il quale mi ha riferito che il sangue è sangue di animale della famiglia degli ungulati, in particolar modo pecora o capriolo, il 99%, quindi, perché gli animali hanno un DNA, diciamo, tipo il capriolo o la pecora, che si autoriproduce con la propria magari progenie, capito? Quindi il DNA è quasi simile, quindi è stato escluso il sangue umano. Questo è il riscontro oggettivo che io aspettavo. Posso dire che domani ho già preso contatti con l'Arma dei Carabinieri, farò una querela per tutelare il Comune d'Auditore, tutti i cittadini del Comune d'Auditore, perché queste cose non trovo l'aggettivo per definire un gesto così. Qualsiasi sia il motivo, non trovo proprio l'aggettivo dell'autore, degli autori. Dopo ci penseranno le autorità preposte a fare le indagini. Quindi, se andrà avanti, il Comune vuole vederci chiaro, vuole arrivare fino in fondo, fin quando sarà possibile, a questa vicenda? Ma il Comune, più che il Comune, credo che sia tutta la cittadinanza che si sente offesa da quando si è verificato nella nostra realtà. Quindi io, come primo cittadino, ho il dovere di chiedere chiarezza e giustizia per la comunità. È arrivato il primo risultato di questi test, sangue di animale, si è capito un po' anche quale può essere la specie. Come è stato, come ha preso questa notizia? Sono delusa perché vuol dire che c'è tra di noi un pazzo, io dico un pazzo, che si deve soltanto vergognare e basta. Lei è a favore di fare una controprova, quindi con l'aiuto di un'altra? Sì, penso di sì, se lo fanno sì. Lei credeva nel miracolo? No, però, cioè, ero realista, non è che è sul miracolo. Quello che era il suo timore è diventata realtà. Continuate qui a fare le veglie, vero, di preghiera? Almeno stasera, stanotte sì. Comunque c'è paura fra di voi?
che possa qualcuno ripetere questo gesto? Beh, se ce l'ha fatto una volta, se adesso stasera andiamo a casa che ancora non c'è niente, può rientrare benissimo. Ci vorrebbe la conto... Ma scusa, ma che è diversa cosa? Lei è per la controprova? Io sì. Ho detto di sì, di fare la controprova. Non mi è che capito. Anche lei? Sì. Siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo, che no, lei, tutti. A 120, tutti 20 per la controprova. E basta. Secondo voi si può ancora parlare di miracolo? Ma io non lo so, miracolo, non miracolo, cioè... C'è chi ancora non crede, chi ancora grida al miracolo e chiede una controprova, un ulteriore test. Ma guarda, dopo io l'ho sempre detto, tutto ciò che è soggettivo va rispettato. Va rispettato anche perché quando si entra in un campo come il discorso della religione, la religione è un mistero, quindi dice tutto, il mistero dice tutto. Allora le persone possono credere quelle che vogliono. Io mi devo basare sui riscontri oggettivi e in base ai riscontri oggettivi so che sangue animale nella fattispecie o un capriolo o una pecora. Su questo dopo chi deve indagare farà le sue indagini per cercare di risalire l'autore o gli autori del gesto. Continuano le veglie da parte dei fedeli e non solo davanti alla cellettina. Beh, diciamo che i fedeli, giustamente, se un fedele crede, la preghiera va detta a prescindere se la Madonna ha lacrimato sangue, che è una cosa molto inquietante, poi sinceramente da credente, come lo sono anch'io, fedeli possono pregare in qualsiasi luogo, però teniamoci conto che lì è stata chiusa con ordinanza sindacale una via per motivi di sicurezza pubblica, quindi non è che la cosa può andare avanti all'infinito. Se i fedeli dopo vorranno pregare, ci sono le chiese, ci sono i luoghi di culto preposti alle preghiere. Fermo restando che la preghiera la può dire anche in casa, la può dire nel cortile qui davanti alla chiesa, quindi anche queste serate calde va bene. Chi ha voglia di pregare, guarda, ha detto il Signore, dove due, tre pregano io sarò con loro. Quindi non è detto che devo essere per forza in mezzo a una provinciale o piuttosto che all'incrocio con via Roma con la provinciale, perché diventa anche un pericolo per l'incolumità delle persone. Allora io inviterei, dopo magari adesso abbiamo capito la provenienza del sangue, inviterei i fedeli a fare anche un po' di mente locale, cercare di far calmare la cosa e ritornare alla normalità. Se qualcuno vuol pregare, ci sono le chiese che credo che siano i luoghi più adatti.